L'incontro di oggi è per quest'anno scolastico l'ultimo incontro pubblico di fisica organizzato con l'associazione Scolè. E la risposta del pubblico e dei ragazzi del nostro istituto che hanno di volta in volta partecipato agli incontri è stata molto positiva, soprattutto per il costruttivo coinvolgimento dei partecipanti. Ritengo che il percorso effettuato è stato estremamente positivo e appagante, per cui ben venga questa progettualità volta a diffondere non soltanto nel nostro istituto ma anche nel territorio la cultura del sapere. Ci sono stati già due incontri, questo è il terzo, tutti organizzati dall'Associazione Culturale Scolè insieme con l'Istituto Mazzone di Roccella. E abbiamo avuto nomi di eccellenza della fisica italiana, Isidoro Ferrante dell'Università di Pisa che ci ha parlato di fisica e musica, Giancarlo Cella dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che ci ha illustrato la scoperta del secolo, cioè quella relativa alle onde gravitazionali, lui che l'ha vissuta in prima persona in quanto coordinatore del progetto Virgo, che ha dato un contributo preziosissimo al conseguimento di questa scoperta che poi, come già si sa, è valsa il premio Nobel per la fisica. Questa sera nell'Aula Magna del Liceo Scientifico di Roccella abbiamo Bartolome Alles Salom, che è un altro fisico scienziato dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa, che ci parlerà di meccanica quantistica. Questi incontri hanno avuto un grande successo, c'è stata una grandissima partecipazione, abbiamo risposto a un'esigenza vera che ci è venuta, che è sorta tra gli studenti e tra i docenti di fisica delle scuole in cui ormai da anni Scolè opera con i seminari di filosofia. Da quest'anno abbiamo aperto questo nuovo varco introducendoci in questo terreno scientifico che vogliamo portare a regime nei prossimi anni, continuando sia con i seminari didattici nelle scuole sia con gli incontri pubblici aperti a una platea molto ampia, eterogenea, come nello stile di Scolè. Beh, il motivo è che qui avete una associazione culturale che si muove, che fa molte cose e ci ha scovato a Pisa a me e altri colleghi e quindi ci hanno chiesto e noi abbiamo accettato molto volentieri e dopo essere qui siamo anche molto contenti di aver accettato per spiegare al pubblico e anche alle scuole alcune cose di scienza che normalmente vengono ritenute molto elevate, onde gravitazionali, relatività, meccanica quantistica. E vabbè, quindi siamo venuti per questo, per spiegare a un livello che i ragazzi o che le persone comuni possano capire. La meccanica quantistica è nata nel momento in cui si è voluto capire come sono fatti gli atomi. Lì è stato il momento necessario che si è capito che la meccanica vecchia, la meccanica classica, non funzionava. E dopo diversi anni, anzi decenni, di un duro lavoro di gente che sono nomi importanti, Heisenberg, Schrödinger, Planck, più ne hai e più ne metti, si è arrivata a capire quali sono i nuovi paradigmi che devono essere utilizzati per poter fare fisica. Questi paradigmi sono, diciamo, radunati in questo nome, meccanica quantistica. E quello che sono venuto qui a fare è un po' spiegare come si è arrivato a questo e spiegare un po' tutti questi paradigmi.